Salabar. Non dovete ridere. Dovete accogliere le cose che vi dice, tenerle nel vostro cuore, portarle a casa, riportarle forse ai vostri bambini, ascoltare con attenzione Salabar. È difficile tenere a bada gli animali quando sono in calore. Un giorno il pastore Salabar stava inseguendo una capretta sfuggevole, riottosa. D'accordo, la capretta non era in calore, ma Salabar sì, però. L'aveva quasi raggiunta quando l'animale ritenne opportuno sferrargli una zoccolata sul sacchettino scrotale. Salabar, dopo 20 minuti di apnea, parlò e disse: "Maia", e vide la luce, il cielo si squarciò, si udì una voce, le acque si separarono e Salabar disse: "Devo smetterla di fumare quell'erba cipollina". Ma capì che dovevo uscire dalla cappadoccia. Allora uscì dalla cappadoccia, infilò l'accappatoio e cominciò ad elargire insegnamenti alle masse. Diceva: "I disegni dell'Altissimo sono impescrottabili, ma i disegni di mio figlio sono inguardabili proprio". Diceva: "Se siamo fatti a immagine e somiglianza del nostro Dio, Giuliano Ferrara deve essere buddista per forza". E fece un miracolo. Arrivò al lago di Caparna e disse: "Adesso io cammino sulle acque avanti e indietro". Giunse sulla sponda, mise il piede in acqua e disse: "Ah, c'è freddina però, sembrava più calda da lontano". E tornò a casa. E cosa stai a camminare sulle acque, ti prendi raffreddore, dai. È che sono miracoli da far d'estate questi qua. E sulla strada del ritorno incontrò Zebedeo. Zebedeo era un uomo che tradiva la moglie e che diceva sempre: "Tradire la moglie non è carino, però è divertente". Salabar gli disse: "Oh Zebedeo, perché tradisci tua moglie, la donna che ti ama tanto?" E lui disse: "Perché conosco una taverna dove ci sono ragazze che si vendono per pochi spiccioli". "E a che ora apre?" Ma ormai era tardi. Salabar doveva fare il ritorno a casa da sua moglie Salagiochi. Doveva riabbracciare il suo figliuolo Salabingo e doveva anche salutare i suoi nipotini. E quando vide anche i suoi nipotini Salatini, disse: "Se loro, ricordatevi che non si vive di solo pane, anche i grissini sono buoni". E Salabar.